addormentato. Non ti sei accorto che c'è la crisi internazionale, che c'è la crisi mondiale? Ho detto sì, io me ne sono accorto da tempo, lo viviamo sulla nostra pelle, però gli ho detto scusatemi, voi che state in Parlamento e potete scegliere, perché non scegliete un po' diversamente rispetto a quello che avete fatto finora? E io ho fatto 4 proposte, che significava recuperare 30 miliardi di euro e non solo non tagliare ai comuni ma tagli sopra, la patrimoniale sui grandi patrimoni del nostro paese, perché non l'avete messa? Ridurre le spese militari, perché non l'avete fatto? Perché non siete andati a prendere i soldi dei capitali scudati? Voi lo sapete che il governo Berlusconi e il governo Monti hanno legalizzato il ritorno in Italia dei capitali dei corrotti, illeciti e mafiosi che sono stati all'estero? Hanno detto venite in Italia, non c'è problema, vi legalizziamo. Poi hanno applicato un'aliquota del 4%. Allora io mi chiedo, un imprenditore onesto del nostro paese, che rispetta le leggi e paga le tasse e che ha nel suo proprio DNA, come dire, il principio della libera concorrenza, chiamiamola così, di un capitalismo avanzato, perché deve essere truffato da un imprenditore che ha portato i soldi all'estero e che fa a un certo punto li può vedere tornati in modo legale nel nostro paese? Allora io credo che questa è la vera svolta e questa è la vera e propria rivoluzione civile. Poi oggi ci stanno dicendo di questa storia del voto utile, votate utile, votate utile. Allora anche qui ragioniamo. Chi vuole conservare questa situazione, chi vuole in qualche modo che si continui come è andato sinora, io credo che al di là delle piccole differenze, se vota i partiti, i raggruppamenti, gli schieramenti che ho detto sinora, sostanzialmente non vedrà grosse differenze. Io avevo apprezzato, visto che il sindaco mi pare che del PD, io avevo apprezzato Bersani durante le primarie, perché aveva fatto credere al paese che lui si voleva sganciare da Monti. Finite le primarie, io vedo un'altra volta che hanno scelto, in caso di mancata autosufficienza, perché ovviamente il PD e SEM puntano di arrivare al 51%, ma io credo, non voglio essere un cielo malaguro, ma sarà molto difficile poterlo fare, di voler scegliere un'alleanza con Monti. Allora io dico, se questo paese vuole spostare un po' gli equilibri, deve provare a votare in una direzione diversa. Allora perché a me convince votare l'amico Antonio Ingroia? Perché innanzitutto è una persona credibile, perché innanzitutto è una persona che ha speso la vita per contrastare le mafie in tutte le sue articolazioni. Allora se io penso a come si deve affrontare la criminalità organizzata e la sicurezza a Nettuno, scusatemi, ma io la vorrei affidare in modo utile a una persona che ha speso una vita per tutto questo. Allora io credo che questo è un voto utile anche perché noi non rappresentiamo solo l'indignazione e la protesta, ma rappresentiamo una proposta di governo. Guardate, quando si va a votare per le politiche, il voto di protesta da solo non serve, serve anche un voto di proposta. E poi noi abbiamo bisogno anche di un'identità politica. Io ho grande rispetto del Movimento a 5 Stelle su tante cose, su tante battaglie, gli inceneritori, però un grillo che dice io apro le case e quindi pur di prendere voti a casa pound, io credo che questo ci debba far preoccupare. Populismo, demagogia, voti della Lega, i voti in Sicilia che ha preso anche Grillo. Allora io credo che noi stiamo costruendo un percorso dove